Campionati italiani di cross, vincono Denardi e la Samiri, grandissime Francario e Martinetti. Ancora una vittoria per Alessia Trost. Cross a scaccia diavoli, danza a magrebina. Esordio stagionale per Bolt e Blake a Kingston. Benvenuti a Riflettori sull'Atletica. Yo. Buonasera a tutti cari amici di Riflettori sull'Atletica, benvenuti a questa sesta puntata del 2013 e come avete sentito dai titoli i campionati italiani di corsa campestre sono svolti a Badia di Fiastra, nella bellissima località fra i comuni di Tolentino e Urbisaia in provincia di Macerata, organizzati in modo impeccabile dall'Atletica Avis Macerata, e dobbiamo dire che sono stati più belli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico che dal punto di vista delle competizioni, perché nel settore femminile è venuta a mancare all'ultimo momento Silvia Fasesteiner, influenzata, e nel settore maschile Gabriele Denardi, il 38enne finanziere Denardi, non ha avuto praticamente avversari. E la gara del cross lungo, come detto, vinta da Denardi. Al secondo posto si è classificato Patrick Nasti, sempre delle Fiamme Gialle. Al terzo posto si è classificato De Matteis. Qua segnaliamo il grande quarto posto di Gabriele Carletti dell'Athletic Terni. Dopo l'ottimo 2009, è tornato quindi ai fasti del 2009, quando sfiorò il titolo italiano assoluto giungendo secondo nei 10.000 metri, quindi ottimo quarto posto per Gabriele Carletti. E qua ventunesimo si è classificato il Folignate della Propatria Morcid Mohamed e soltanto 34esimo Riccardo Passeri, diciamo soltanto perché ultimamente aveva ottenuto buonissime prove e ultimamente si era segnalato con buonissime prestazioni come la vittoria nella grande corsa di Miguel proprio davanti a Patrick Nasti, quindi non so se all'ultimo momento ha avuto qualche problema. Indubbiamente noi ci aspettavamo un piazzamento migliore da Riccardo Passeri, il bastiolo dell'aeronautica. Nel lungo donne la vittoria è andata alla Turia Samiri della Fanfulla Lodigiani dopo l'ottimo terzo posto conquistato alla 5 Mulini. Qua dicevamo l'assenza, si è fatta sentire indubbiamente l'assenza di Silvia Weissensteiner, che era iscritta all'ultimo momento, è arrivata l'influenza per lei e quindi la vittoria, come detto, è andata alla Samiri. La Samiri, dopo una bellissima lotta con Fatma Marawi dell'esercito, e nel finale è andata via e la Marawi addirittura è stata rimontata per il secondo posto da Silvia La Barbera della Forestale. E quindi prima la Samiri, seconda La Barbera, terza Fatma Marawi, quarta Valeria Ruffino dell'esercito e quinta, sempre per l'esercito, Giulia Francario. La perugina allenata da Luigi Esposito si è resa protagonista di una bella prova, ma lei nel campestre va sempre abbastanza bene, è in pista che diciamo i risultati ottenuti in pista non sono stati all'altezza di quelli conquistati nelle campestre. In ogni caso anche lei è stata nel vivo della gara per
per tre quarti della gara, soltanto nel finale, quando sono andate via le due atlete provenienti dagli altopiani, Samiri e Marawi, ha ceduto un po' il passo. Comunque, come detto, un ottimo quinto posto per lei. Nella gara dei junior uomini, vittoria per Lorenzo Dini dell'Atletica Livorno su Guazzola, terzo posto per Crippa. Qua segnaliamo il 31esimo posto di Morchiane Khalid della Liberta Sorvieto e 45esimo posto per Matteo Boncio, come detto anche per Riccardo Passeri. Ci aspettavamo qualcosa di più dopo le buonissime prove offerte nei vari cross disputati qua in Umbria. Comunque 45esimo Matteo Boncio. L'Umbria si è resa protagonista soprattutto nella gara dei junior femminile, la gara vinta dalla figlia d'arte Federica Del Buono, che ha vinto in 22-01. Federica Del Buono dell'Atletica Vicentina, ma ha soltanto 8 secondi, è giunta Costanza Martinetti. Lei è allenata a Luigi Esposito e ha mantenuto sempre il secondo posto contro questa avversaria, la Federica Del Buono, che già si è resa protagonista con diverse ottime prestazioni. Suo padre Gianni era un grande mezzofondista azzurro negli anni 70-80 e quindi la Martinetti non ha avuto paura al primo anno in questa categoria, la Del Buono nel 94, la Martinetti 95, e quindi per lei speriamo anche in una convocazione in nazionale. Brava Costanza. Trentesima è arrivata la compagna di squadra della Libertas Cus Perugia, Deborah Lini. Gli allievi hanno visto la vittoria di Crippa, ormai lo conosciamo un po' tutti, Crippa su Chiappinelli, anche loro provenienti di origine africana, primo Crippa, secondo Chiappinelli. Nelle allieve ormai la vittoria si può dire scontata, anche se è stata ottenuta dopo una bella volata per Nicola Svetlana Reina. Lei la conosciamo perché ha ottenuto nelle categorie cadette grandissime prestazioni, soprattutto nei 1000 metri. Adesso, per quanto riguarda il cross, la prossima gara importante sono i campionati di società che si svolgeranno a Rocca di Papa nel mese di marzo. Per quanto riguarda il secondo argomento all'ordine del giorno, ancora Alessia Trost sugli scudi, un'altra grande vittoria ottenuta nel meeting prestigioso come quello di Gent in Belgio, 1,95 per lei, grande misura sempre, fino a poco tempo fa era una super misura per lei, che già ha ottenuto 2 metri, comunque una misura ormai alla sua portata. Ha vinto con 1,95 sfiorando il 2,01 e al secondo posto, udite c'è Tia e Lebo, la Bega, che poi quindi gareggiava in casa, campionessa olimpica nel 2008 a Pechino, campionessa europeo all'aperto e anche indoor, quindi una vittoria di prestigio come sempre ormai ci ha abituato Alessia Trost, che è sempre punti a speriamo che mantenga questa condizione, soprattutto in vista dei prossimi campionati europei di Göteborg. Continuiamo a parlare delle gare indoor con il 6,67 realizzato da Fabio Cerutti a Bergamo e che gli vale il minimo per i campionati europei, 6,69 invece di Simone Coglio realizzato a Casal del Marmo, 53,39 nei 400 di Maria Enrica Spacca, ottima prestazione ad Ancona, e poi Marco Tamberi, Gianmarco Tamberi in un meeting prestigioso in Slovacchia ha realizzato 2,30, grande misura, a solo un centimetro dal record italiano, e Silvano Chesani nella stessa gara si è portato a 2,28, quindi grande fermento per i saltatori non solo nel settore femminile con la Trost ma anche nel settore maschile con questi due grandi talenti che rispondono al nome di Gianmarco Tamberi e Silvano Chesani.
Per quanto riguarda le gare nella nostra regione, c'è stato il cross valido per il Grand Prix Umbro di Cross a Scacciadiavoli, questa località famosa per che dà il nome al vino proprio Scacciadiavoli, un vino prestigioso. E dicevamo a Scacciadiavoli, quasi 170 concorrenti al via, è stato un po' un dominio magrebino, perché la vittoria è andata a Abdelaziz El Makrout, che già aveva vinto a Cannara dell'Athletic Terni. Al secondo posto si è classificato Kabburi della Terno Pescara, al terzo Zain dell'IBM Roma e quinto, primo degli italiani, Marcello Capotosti, anche lui dell'Athletic Terni. Ma soprattutto il nome importante è nel settore femminile, la vittoria è andata a Gloria Marconi della Corradini Rubeira. Ricordiamo questa Corradini Rubeira, questa società prestigiosa alla quale è appartenuto sempre il campione olimpico Stefano Baldini. Gloria Marconi è una delle nostre più grandi protagoniste in maratona e ha superato i 40 anni, ma comunque ha scoperto una seconda giovinezza, perché ultimamente veramente sta andando molto bene e ha reso prestigiosa anche questa manifestazione con la sua presenza, questa manifestazione di Scacciadiavoli. Gloria Marconi ha battuto Elena Petrini dell'Atletica Spoleto 2010, al terzo posto Giorgia Prierone della SS Lazio Atletica, quarta Sara Piccioni sempre della Spoleto 2010, ma non mi dilungo oltre perché ora godetevi, dopo questo brevissimo stacco pubblicitario, la clip realizzata da Angelo Mencaroni a Scacciadiavoli. Edizione questa 2013 del cross di Scacciadiavoli, anche quest'oggi numerosissimi i partecipanti presso le cantine Scacciadiavoli qui nel piazzale con Carlo Vanbuffetti, che ci ospita anche per quest'anno. Vediamo che la temperatura questa mattina si attesta sui meno 3, meno 4 gradi centigradi. Saluto ai riflettori sull'atletica. How long must you wait for? Yeah, how long must you?
più in discesa che in salita. I was lost, oh yeah, oh yeah. Dopo la clip di Scacciadiavoli, ora parliamo del più grande, quindi Usain Bolt, che qualunque cosa fa se ne parla. Come sempre lui fa un esordio, diciamo, soft nei 400 metri, non li corre naturalmente al 100%, per lui è poco più che un allenamento. In una gara nella sua Kingston era presente anche il suo eterno rivale Joan Blake, compagno di allenamento. Tutti e due si sono cimentati nei 400 metri come prima uscita stagionale, e Bolt ha vinto, diciamo, la sfida con Blake in 46,71 contro 46,77, però hanno corso in due serie separate. Weir, lo ricordiamo, terzo alle Olimpiadi nei 200 metri, e in pratica è stato il vincitore con 46,28. Quindi questa è stata la prima uscita, come fa sempre d'altronde da un po' di anni a questa parte Bolt, per riassaporare il terreno, e quindi naturalmente lo seguiremo noi di Riflettori sull'Atletica nelle prossime sue uscite all'aperto. Cari amici, volevamo chiudere in bellezza con il ritorno alle gare di Bolt e Blake. Purtroppo c'è una notizia che ha sconvolto un po' tutto il mondo, e non solo dell'atletica leggera. Oscar Pistorius, che più e più volte ne abbiamo parlato in trasmissione, il campione che è riuscito a partecipare alle Olimpiadi, lui da biamputato è riuscito a partecipare alle Olimpiadi di Londra con i normodotati. Purtroppo questa volta ne dobbiamo parlare in maniera negativa, perché ancora le notizie sono un po' frammentarie, però c'è di sicuro che la sua fidanzata è morta, uccisa da lui. Lui si è giustificato dicendo che era sicuro che era il ladro, e gli ha sparato 4 colpi. La sua ragazza Riva, una modella anche molto molto, molto bella tra l'altro, è morta, e la polizia però sembra non credere molto a questa versione. Ora naturalmente la prossima puntata vi diremo, ecco, saremo sicuramente più informati. Per il momento, ecco, le notizie ancora sono frammentarie, la polizia sembra non credere alla versione di Oscar Pistorius. Vi rimandiamo quindi alla prossima puntata per sapere notizie più certe riguardo Oscar Pistorius, e naturalmente faremo vedere anche tutte le immagini relative alla maratona e mezza maratona di San Valentino di Terni, come naturalmente anche il criterium di la quarta prova del criterium giovanile di cross che si svolgerà a Villa Candida, e naturalmente anche dei campionati italiani assoluti che si svolgeranno ancora, i campionati italiani indoor assoluti e promesse. Con questo è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.